Grazie al Liceum di avermi fatto partecipare a questi vostri incontri e volevo parlarvi appunto del Museo Stibbert, ricordarvi che il museo, nonostante sia chiuso, ha sempre svolto delle attività sui social, come tutti i musei fiorentini o del mondo. E grazie all'attività dei nostri curatori Martina Beccattini e Riccardo Franci, abbiamo sempre postato sui social quello che è la vita del museo chiuso, quello che si sta facendo in questi tempi di pandemia. Dopo un breve periodo di apertura durante l'estate, attualmente il museo è di nuovo chiuso. Si spera di poter riaprire poi verso Natale e poi continuare con l'anno prossimo. Certo che molte delle attività, viaggi, conferenze, concerti che noi organizzavamo per i nostri friends del museo non sono ormai sospese da un anno e più. Ecco, però le attività sui social, come dicevo, sono invece si sono intensificate una di queste sono attività di intrattenimento al fine di far conoscere il museo a un più vasto pubblico e sono anche attività di approfondimento di alcuni aspetti delle collezioni. Martina Beccattini, per esempio, ha curato una mostra virtuale sui ritratti dei Medici. Il museo ne custodisce una cospicua raccolta e quindi è riuscito a far vedere la storia della famiglia Medici legata al Granducato di Toscana attraverso le immagini dipinte. Durante l'estate abbiamo anche preparato una mostra, questa veramente allestita con i pezzi del museo, per il museo di Casa Bruschi ad Arezzo. Si chiama L'Oriente in Casa, è una mostra che rimarrà aperta fino a giugno, attualmente chiusa ovviamente come tutti i musei, ma però con la riapertura dei musei è un consiglio di andarla a vedere perché analizza quell'aspetto che ha percorso la cultura europea per tutto l'Ottocento, l'orientalismo, che va dall'egittomania alla passione per le cose arabe e fino all'estremo oriente, quindi alla cinesia e alla soprattutto giapponeseria. Una piccola mostra che però può dare il senso di questo gusto diffuso in tutte le grandi collezioni europee e di cui Stibert è stato anche un precursore. Poi abbiamo organizzato, questa era già stata organizzata, una mostra sui cavalieri europei in confronto con quelli finlandesi da tenersi in Finlandia. Questa mostra, se tutto andrà bene, potrà essere aperta alla fine di marzo e costituirà per il museo un momento di apertura verso l'esterno, un momento anche di rinascita. Stiamo lavorando poi sempre in primavera, e questo vi faremo sapere poi con i programmi, in occasione delle celebrazioni napoleoniche, una serie di eventi che inizieranno con il 5 maggio allo Stibert, eventi che celebreranno il Napoleone a Firenze, quindi conferenze, concerti, visite ai luoghi di Napoleone, in modo da coinvolgere un po' tutta la città in questo centenario, in questo ricordo di quegli anni in cui Firenze ha avuto una grande posizione culturale e di innovazione sotto tanti punti di vista con il regno di Elisa Baciocchi. Al Museo Stibert dovrebbe anche aprire verso la primavera o l'estate
quella, la mostra programmata per quest'anno, per la primavera di quest'anno, sulla collezione di sculture in pietre dure russe, di cui è già tutto pronto, il catalogo, i pezzi, la scelta, l'allestimento, e che quindi dovrà essere aperta appena c'è la possibilità di intraprendere gli scambi appunto con gli altri paesi europei, in particolare proprio con la Russia. Naturalmente continua l'attività all'interno del museo di catalogazione dei beni, di restauro, non solo di manutenzione degli oggetti conservati all'interno del museo, e soprattutto il comune e la soprintendenza hanno avviato in questi mesi due grandi cantieri: uno, le scuderie per realizzare i nuovi uffici e la biblioteca del museo, biblioteca enorme, ricordo, perché è formata da quella storica di Stiber, più tutti i libri sulle arti decorative, sulle armature che via via sono stati pubblicati durante il Novecento. E mentre la soprintendenza sta completando, completerà in primavera, il restauro della loggetta veneziana, che era in condizioni ormai di rovina, e ora sta ritornando quello che era un po' una veduta scenografica all'ingresso del museo, e quindi una sorta di biglietto da visita a quel di anteprima, quello che erano le grandi collezioni di Stiber all'interno. Quindi il museo si sta preparando per il prossimo anno, si sta preparando per uscire da questa situazione di stallo, e speriamo che l'aiuto del comune, delle varie istituzioni, la regione, lo Stato ci possa permettere appunto di riprendere normalmente le nostre attività come era prima.